Eccoci qua, ben ritrovati Ottoliner, ben ritrovato il nostro mitico Tommaso Nencioni. Aspetta, no, questo non va. No, allora ti metto di là. Va bene, torna finalmente con noi dopo una lunga pausa, il nostro caro Tommaso. Ben ritornato Tommaso, ben ritrovato. Buon anno. Allora, sta già fa un Aspetta, casino, già fatto un casino, rumore. Io prima di passare ai titoli dei giornali e a dare la parola a Tommaso, volevo fare un po' questa piccola premessa di carattere, insomma, siccome ne succede una al giorno dal punto di vista delle tensioni internazionali, tra l'altro volevo sapere cosa ne pensa Tommaso. Bisogna anche sempre fare un po' lo sforzo poi di tenerle un po' insieme queste cose qua, no? Che non vuol dire appunto che poi ogni situazione ha delle dinamiche completamente, cioè, diciamo, se è una dialettica tra dinamiche completamente, diciamo, autonome e circoscritte, e poi diciamo un quadro più complessivo. Ovviamente anche questa cosa qua, un pochino di questa scaramuccia che speriamo insomma si risolva, e io diciamo tendenzialmente sono abbastanza ottimista che si risolva in una semplice scaramuccia e non abbia altri strascichi almeno immediati tra Iran e Pakistan, visto che appunto Pakistan tra l'altro è una potenza nucleare, una potenza e uno stato fortemente in difficoltà, fortemente destabilizzato. 2 anni fa c'è stato un colpo di stato e da allora è in corso una guerra civile sostanzialmente che per la prima volta vede anche proprio l'establishment pakistano fratturata al suo interno, da una parte l'esercito con tante defezioni anche all'interno dell'esercito e da una parte ad esempio il grosso della magistratura che invece continua a sostenere Imran Khan e continua a emettere sentenze a favore del movimento che si è scatenato a partire dal colpo di stato parlamentare contro Imran Khan a livello di manifestazioni di piazza, eccetera. Però appunto tutto questo secondo me va sempre visto come il conflitto in Ucraina. Oggi si ritorna a parlare anche del Sahel, del ruolo della Russia in Sahel. Fra pochino si vota in Senegal, dove diciamo il leader filo occidentale sostanzialmente ha fatto fuori nel silenzio e nel consenso generalizzato l'alternativa, che è quella, io, i miei amici senegalesi, venditori ambulanti, qua insomma sono tutti sostenitori di Sonko, come sono il popolo in Senegal è tutto a sostegno di Sonko, quello che può, però insomma il potere politico invece da un'altra parte, e quindi dal Senegal, se vedete, no, cioè, no, appunto, volevo farvi una mappa poi, però dal Senegal, il Sahel, il Corno d'Africa è Sudan, Etiopia, Somalia, Eritrea, Yemen, Gaza, Iran versus Arabia Saudita, Siria, eccetera, no? E poi si va ancora verso est, Afghanistan, che diciamo è il posto forse il più tranquillo di tutti, nonostante tutto. Infatti ci piacerebbe, a breve speriamo di poter parlare con Pino Arlacchi, che è stato a lungo in Afghanistan e che appunto ne dava un quadro molto diverso da quello della propaganda islamofoba che c'è da noi. Però insomma ora questione Pakistan, poi vai ancora verso di là, no? C'è il subcontinente, c'è il Pakistan, c'è un conflitto con l'Iran, ma c'è anche l'esacerbarsi di un conflitto sulla frontiera a est, no? Con l'India, questione del Jammu e Kashmir, e c'è appunto un'escalation, no? Di tensione tra Pakistan e India, e poi ancora andando verso di là c'è il sud-est asiatico, insomma con zone di relativa tranquillità, però c'è il Myanmar, no? C'è tutta la questione birmana, anche lì si intrecciano mille cose diverse. Poi ci sono le Filippine, con sempre, e quindi tutta la questione del Mar Cinese meridionale, e ovviamente poi c'è la questione di Taiwan, anche se appunto Taiwan secondo me, rispetto a che era la cosa che 2 anni fa ci allarmava di più, diciamo, proprio quando è nata Ottolina, diciamo io ora la vedo bene, la vedo molto tranquilla. E poi appunto andando di là c'è il riarmo del Giappone, e poi ieri, oggi alle 18:30 pubblichiamo un'intervista a Francesco Alarico della Scala sulla questione coreana, quindi anche questo diciamo è passato un po' sottotono, però appunto c'è stata una svolta epocale nella policy nordcoreana nei confronti della Sud Corea, che in qualche modo interrompe la narrazione che c'è sempre stata, che comunque appunto
Stavamo ancora vivendo un periodo di transizione che avrebbe comunque nel lungo periodo inevitabilmente portato all'unione delle due Coree, anche se magari divise in due sistemi politici completamente diversi, un po' come è la mentalità cinese quando rientrano, diciamo, Hong Kong e in futuro anche Taiwan all'interno, no, della sola Cina, che però ha al suo interno sistemi politici molto distinti. E questo, insomma, diciamo, lì è il grande gioco. No, ognuna di queste crisi ha delle specificità, ognuna di queste crisi si può risolvere attraverso il dialogo bilaterale. Tra l'altro, anche su questo sarebbe interessante sentire Arlacchi, perché Arlacchi poi sottolinea che in realtà, numeri alla mano, il mondo è più pacifico di prima, non è meno pacifico di prima, in termini di morti civili, eccetera. Quindi, diciamo, sono la sua interpretazione molto ottimistica. Io spero che sia giusta, e che sono colpi di coda dell'impero in declino. Però, appunto, e è abbastanza giusta come interpretazione. Il problema è che questi colpi di coda, la dimensione di questi colpi di coda e la portata distruttiva di questi colpi di coda, diciamo, è sempre difficile da interpretare. Ora, col tipo di armamenti che abbiamo, con le 800 basi statunitensi in giro per il mondo, diciamo, i colpi di coda possono anche significare la fine dell'essere umano come specie sulla Terra. Ecco, quindi, diciamo, non è una roba. Colpi di coda sembra come dire, dargli poca sostanza. Però, appunto, il grande gioco continua ad essere quello, e quella continua ad essere la grande chiave interpretativa, che da un lato c'è la costruzione degli stati nazionali e l'idea della globalizzazione intesa come rapporti commerciali tra stati nazionali e capitale privato all'interno degli stati nazionali, resa possibile dall'infrastrutturazione materiale del supercontinente, e dall'altro invece, appunto, c'è una politica di destabilizzazione che ormai si riduce sostanzialmente a politica di destabilizzazione su scala globale. Questo non vuol dire che gli Stati Uniti siano sempre contenti quando c'è un'escalation militare, eh. Anzi, cioè, nel senso, molto spesso queste escalation militari impediscono agli Stati Uniti di perseguire, diciamo, la sua strategia nel medio-lungo termine su dove concentrare i loro sforzi bellici in qualche modo. Però, diciamo, è questa la tensione in qualche modo, no? Cioè, da una parte, appunto, è la difficile, complicata, contraddittoria costruzione di un nuovo ordine internazionale basato su rapporti, diciamo, fondati su regole condivise tra stati sovrani che si collegano non attraverso, diciamo, l'egemonia, ma attraverso lo scambio, l'interscambio, si integrano attraverso l'interscambio, nell'ottica, no, di quella che i cinesi bonariamente, poi, appunto, sempre complicato, però chiamano, no, win-win, no? Vincano tutte e due le parti che riescono in qualche modo a ampliare i collegamenti, e dall'altro, appunto, una strategia di morte, di distruzione e di destabilizzazione. Quindi questa va sempre vista all'interno di questa cosa qua. Questo ovviamente non ci esime poi di andare nello specifico. Stamattina nel Pippone, ad esempio, abbiamo provato con i pochi strumenti a nostra disposizione a farlo per la questione specifica di Iran versus Pakistan. Però, insomma, questo è l'invito, diciamo, a tenere insieme le due cose. YouTube non c'è. Ah, non è boia. No, no. No, è partita. Mi hanno fatto pigliare un colpo, no, pensavo fosse partita YouTube, scusate. Io la mia rassegna stampa la finisco qua, perché, insomma, era più un discorso generale, e quindi do invece sui titoli di oggi, do la parola a Tommaso. Sì, che poi in realtà non c'è un filo conduttore unico, molti giornali in realtà sono concentrati sulle cose italiane, gli si dà un'occhiata, però ovviamente ci sono anche le cose estere. In generale, io, allora, prima dello scoppio no, della questione Gaza-Israele, anch'io la pensavo, cioè io pensavo che la destabilizzazione fosse una strategia. E del resto, ti ricordi quando si era presentato il libro, non per farmi pubblicità, no, ma ti avevo detto, se avessi avuto gli strumenti avrei aggiunto un capitolo sul fatto che questa cosa che si governa attraverso le crisi non è valida solo per le situazioni interne ai vari stati, ma è valida anche per le relazioni internazionali in qualche maniera, no? Dalla war on terror, la guerra contro il terrore, insomma, di Bush in poi, la politica degli Stati Uniti era una politica contro gli stati.
ma non contro questo o quello Stato, contro gli Stati in generale, perché alla fine il nuovo colonialismo non ha più bisogno di creare, siccome è solo rapina e non è. E non ha, come dice sempre il nostro Volpi, non ha nulla a che vedere col mercato, non è che ha bisogno di costruire infrastrutture, anzi, meno ce ne sono, basta fortificare, no, quelle due o tre zone di interesse, il resto lasciarlo completamente all'abbandono e quindi più destabilizzazione c'è, meglio è. Beh, mi sembra che però ora stia rientrando prepotentemente l'altro aspetto che tu dicevi te, basta vedere il poro Blinken, che lo deve fare lui, perché è il presidente, se gli fanno fare due o tre voli intercontinentali di fila, poi Romo gli viene uno stranguglione, e quindi lo deve fare lui, no? Che fa la spoletta fra Washington e Tel Aviv a convincere Netanyahu sostanzialmente di farla finita. E quindi ora questa cosa, io non so se quindi sbagliavo prima oppure prima avevo ragione, però gli è scappata un po' di mano e ora non riescono assolutamente più a controllare la situazione. Quello che dal punto di vista, diciamo sì, teorico-filosofico, per dire una parola, mi interessa però è questo, che al di là degli aspetti deteriori della questione, aspetti deteriori della questione sono il colonialismo, però in generale l'Occidente, ripeto, a prescindere dagli aspetti deteriori e di dominio, non ce la fa proprio dal punto di vista delle costruzioni mentali che le classi dirigenti si sono fatte a partire dal colonialismo, ma non solo in funzione del colonialismo, a concepire il mondo senza che qualcuno lo comandi, magari anche se sono quegli altri, dico io. No, no. E questo, grande caos sistemico, eccetera, eccetera, proprio pone, cioè, hanno l'horror vago. Io rifletto sempre su questo, le ultime pagine del secolo breve di Hobsbawm, che non è assolutamente una persona che gli si può dire adesso nostalgico del colonialismo, figuriamo, anzi, ci mancherebbe altro. Però sono pagine proprio di horror vacui. Cioè, lui ha paura del disordine nel momento in cui non c'è più un assetto poliziesco, diciamo, che tiene insieme il mondo. Quindi è per questo che dicevo che prescinde dalla questione del colonialismo, no? È più una cosa proprio di forma mentis. E quindi le classi dirigenti, di fronte però a questa prospettiva, che invece in altre parti del mondo, che poi la visione cinese, in qualche maniera viene salutata come salutare, le classi dirigenti sbandano. Cioè, infatti, quella volevo leggere, un pezzetto, anzi, ora sembra mi chiedo, però un'intervista a uno storico, un economista di Harvard, che c'è su Repubblica, sulla stampa, che si chiama Rogoff, che sostanzialmente parla di questo. E anche tutta questa paura che si ha di Trump, al di là degli aspetti pittoreschi, oppure al di là degli aspetti di restringimento degli spazi democratici anche negli Stati Uniti, queste sono tutte cose che magari condivido, però c'è in realtà la paura che in Occidente si ha di Trump, non è legata assolutamente a queste cose qui, che se ne fregano, ma proprio perché Trump in qualche maniera sembra fare spallucce di fronte al fatto che il mondo non c'abbia più chi lo comanda, chi se ne frega, e questo però le classi dirigenti occidentali non l'accettano. Perché nella loro forma mentis è dal 1400 che c'è un attore che comanda il mondo. E quando sembra che non ci sia, non che arrivi in quegli altri, ripeto, ma che non ci sia più nessuno, questo a noi ci fa paura. E di conseguenza tutti anche gli sbandamenti, no, possono essere letti, secondo me, anche alla luce No, e secondo me di questa, hai fatto cosa che. benissimo a sottolineare questa cosa qua, perché secondo me questa cosa qua ci deve anche, diciamo, un punto importante che magari andrebbe anche approfondito proprio anche con i numeri, magari è un lavoro che potremmo provare a fare con gli amici dell'Atlante delle Guerre, perché sostanzialmente c'è, non vorrei, cioè bisogna anche essere pacati in qualche modo nel giudizio dei vari confronti, conflitti bilaterali che sfociano anche in scaramucce, e poi scaramucce sembra un po' diciamo, minimizzarle, poi ogni civile che muore sotto una bomba ci mancherebbe altro. Però poi bisogna fare i conti con i numeri in qualche modo, no? Nel senso, bisogna stare attenti a sopravvalutare ognuno di queste cose qua, perché appunto una narrazione
che sembra appunto quella soprattutto che arrapa, diciamo, i Sambuca Molinari, piuttosto, è appunto questo del fatto, vedete, il mondo senza gli Stati Uniti che fanno da poliziotto diventa un tutti contro tutti. Poi, diciamo, per i 3 morti in Pakistan e i 5 in Iran, per raggiungere i 500.000 in Iraq, che ha fatto in una condizione di ordine internazionale, una potenza per annichilirne un'altra, cioè ce ne vogliano di questi conflitti. Cioè, se te metti insieme tutti i conflitti che ci sono ora in corso, compreso, e so quanto sembra, quanto è, insomma, scioccante dirlo di fronte a un genocidio, compreso quello di Gaza, no? Se te metti tutto insieme, in realtà sono un decimo dell'Iraq. Cioè, no, nel senso, e quindi diciamo bisogna stare un pochino attenti, cioè il mondo è in guerra da sempre, prima era la guerra di un egemone contro chiunque riusciva a alzare la testa, ora è molto più complicata e sono anche piccole guerre, cioè la guerra è uno strumento di risoluzione delle controversie internazionali, c'è poco da dire, l'obiettivo della Carta delle Nazioni Unite è un obiettivo. Cioè, è un percorso, è una cosa da perseguire. La realtà concreta è che la guerra è uno strumento concreto per la risoluzione delle controversie internazionali e lo è sempre stato, solo che prima le controversie internazionali erano l'egemone contro chi alzava la testa. Ora le controversie internazionali sono controversie internazionali tra stati nazionali. Nel senso che esulano, diciamo, dal ruolo di polizia generale degli Stati Uniti. Questo non è per dire appunto, quindi va tutto bene, che no, il mondo, come dire, la mano invisibile dell'equilibrio di potenza tra gli Stati nazionali che sostituisce la mano invisibile, di Adam Smith, che Adam Smith non ha mai teorizzato. Ma per dire che in qualche modo, insomma, cioè, invitare, ecco, alla cautela, ecco, nel senso, la violenza c'è, non è che nasce ora perché gli Stati Uniti non sono più lì, non c'è più la Pax Americana, c'era in scala ancora maggiore quando la Pax Americana era solida, in salute, insomma. Basta, vai. No, allora, prima di passare al Rogoff, due cose appunto, visto che si è partito dagli esteri da Repubblica. Prima cosa, a pagina 7, il compagno Lavrov ha detto che è l'ora di farla finita dei raduni tipo a Clarenza con la gente che fa il saluto romano e quindi si è incazzato e ci tiene a farcelo sapere. E quindi la giravolta di Mosca contro l'Italia e l'Occidente, il neonazismo avanza, il cambio di strategia della Russia dopo aver ammiccato per anni all'estrema destra, praticamente Lavrov ha fatto questa sparata prendendo come scusa il raduno di Acca Larenzia per darci dei fascisti, che è una cosa che fa ridere. Però fa ridere quando la fa Lavrov, perché se invece una cosa del genere l'avesse, e quindi gli articoli sono ovviamente fra lo scandalizzato e la presa di culo, no? Se invece l'avesse fatta l'America con la Francia, tutti seriosi, no? A dire ah, meno male c'è l'Europa e siamo nella comunità dell'Occidente, perché se no in Italia ci sarebbe il fascismo. Mentre sempre a proposito di Russia, a pagina 14, più seria. I russi in Niger, Putin si prende in sella e potrà controllare l'arma dei profughi di Gianluca Di Feo, che però non penso sia un inviato, però insomma c'è questa pagina intera sugli accordi, quanto ho capito, fra la Russia e la giunta del Niger. Però la maggior parte delle cose interessanti oggi secondo me sono sulla sta. Cosa hai fatto? Ho Hai spaccato tutto? tirato. Ecco, dicevo, sono sulla stampa. E io partirei proprio con l'intervista a Rogoff a pagina 10, che va un po' nel senso delle cose che si dicevano nell'introduzione, eccola qui. Sì,
Eccolo qui, l'Iran ha allargato la guerra al mare. Se vince Trump, Europa più indifesa. L'economista di Harvard, situazione pericolosa per l'UE, ma per fortuna molto petrolio arriva dagli USA. Teheran non voleva la pace tra Sauditi e Israele e ha scatenato il conflitto, come Putin sull'Ucraina. Se ne può leggere qualche pezzo. Rogoff era a Davos, l'intervista è stata fatta a Davos durante il Forum Economico Mondiale. E dice: siamo di fronte a una guerra voluta dall'Iran e il Mar Rosso non è altro che la sua espansione. Una situazione imbarazzante per gli Stati Uniti e molto pericolosa per l'Europa. Incontriamo Kenneth Rogoff, economista di Harvard, con ampia visione geopolitica, nella lounge del centro congressi di Davos, quella da dove sono sparite le escort perché non se ne trova più una, a quanto ho capito. Lui ha una presenza abituale del World Economic Forum ed è sempre stato pacato nei giudizi. A questo giro esordisce in modo pessimista. Lo scenario di oggi è decisamente peggiore rispetto a un anno fa. La sua mente si corruccia, lo sguardo diventa severo. Dalla crisi dello stretto di Bab al-Mandab all'Europa, il passo è breve, afferma ricordando la fragilità e la divisione del continente europeo. Poi in realtà no, c'è questo forcing che si vede da diverse tracce, da diversi leaks che appaiono sui giornali per coinvolgere di più l'Europa, no? Nella guerra nel Mar Rosso soprattutto. Cioè, un anno fa parlavamo di policrisi, ora c'è un'altra guerra in Medio Oriente e il Mar Rosso sta esplodendo. Come chiamiamo questa crisi? Possiamo chiamarla come vogliamo, ma è una situazione spaventosa. Le tensioni geopolitiche del Mar Rosso possono espandersi. Penso al Libano, all'Egitto. È tutto molto instabile. L'Iran sta alimentando il conflitto, anche se dovremmo ormai usare il plurale, con tutti i suoi mezzi. Ha iniziato la guerra in Medio Oriente insieme con Hamas. Teheran voleva questa crisi. Vorrà la totale escalation. Come mai? L'Iran era spaventato che Israele si stesse avvicinando troppo all'Arabia Saudita. Questo si sarebbe tradotto in meno potere per Teheran nell'area medio orientale. Cercano di destabilizzare la situazione, proprio come la Russia ha fatto quando stava vedendo l'Ucraina diventare parte dell'Europa. Entrambe le situazioni rappresentano il maggior rischio per l'economia globale. E il Mar Rosso non è come sarebbe stato 20 anni fa, perché adesso molto petrolio arriva dagli Stati Uniti. Questa è l'unica nota positiva per noi, in quanto le merci cinesi passano comunque dal canale di Suez e questo si potrebbe tradurre in maggiore inflazione. In ogni caso è un momento terribile, dato che il 30% del greggio globale passa ancora attraverso Suez. E mi lasci dire che è una crisi molto imbarazzante per gli Stati Uniti. Perché? Perché è praticamente ostaggio dei ribelli yemeniti Houthi. Fanno il bello e il cattivo tempo nell'area e non è possibile che le navi mercantili occidentali siano bersagliate ogni giorno. Più imbarazzante di questo c'è poco. Così si dimentica l'Ucraina, però. Siamo vicini al terzo anno di guerra. A che punto siamo? Rispetto a un anno fa la situazione è peggiore. La Russia non è stata sconfitta, non si è ritirata. L'Ucraina subito tantissime vittime, ha perso tantissime munizioni e Mosca, per rimpinguare i propri armamenti, si è rivolta alla Corea del Nord, probabilmente anche alla Cina. Morale? Le cose non stanno andando bene al fronte. Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno riducendo l'impegno finanziario verso Kiev. Tuttavia, forse l'aspetto più grave è che l'Europa non ha fatto nulla per aumentare la propria capacità di produrre armi. Le scorte sono molto scarse, è una situazione cupa. L'Europa che ruolo può giocare? Partiamo da una premessa. Se parliamo di policrisi non possiamo dimenticare le elezioni statunitensi. Se Donald Trump viene eletto non potremo avere alcuna idea di ciò che farebbe. È totalmente imprevedibile, è troppo emotivo, troppo. Non è assolutamente idoneo ad essere il leader del mondo libero. Che percentuale di vittoria ha? Se prende la nomination dei repubblicani darei la sua vittoria al 50%. Certo, potrebbe prendere la nomination anche Nikki Haley, ma sarebbe per demeriti di Trump, non per merito suo. E direi che c'è un buon 10% di probabilità che qualcosa per te, Donald, possa andare storto. Vedremo, la situazione è molto fluida. Come si collegano le elezioni USA con l'Europa? Se vince Trump sarà molto più aggressivo con l'altra parte dell'Atlantico. Sembrerà di essere tornato al 2016 con la prepotenza commerciale, no, perché ora non c'è, aperta parentesi chiusa, le tariffe e la minaccia di uscire dalla NATO. Detto questo, l'Europa deve assumersi drammaticamente la responsabilità della propria difesa. Non lo ha fatto e non si tratta solo per il 2% del bilancio, che già non è sufficiente. L'UE deve essere un contrappeso agli Stati Uniti. Deve contare di più. E
Esatto, ma per esempio non ho visto molti europei qui a Davos. Molto spesso con gli europei vedo solo sguardi vuoti, soprattutto dall'Italia. Mi viene da dire che vi occupate solo dei vostri problemi senza guardare il resto del mondo. Beh, auguri, anche spiritoso. Più spesa per la difesa può aiutare? Guardiamo a come si sta armando la Russia, guardiamo all'Iran. Le conseguenze del conflitto in Medio Oriente possono contagiare l'Europa molto velocemente. Certo, Bruxelles sta facendo bene con la transizione verde, ma non basta. Uno shock sul gas è sempre possibile. Perché? Perché l'Europa sta diventando geopoliticamente rilevante sotto diversi aspetti. È un peccato, in quanto abbiamo bisogno di un'Europa più coesa, più unita politicamente. Se si aspetta di vedere se Donald Trump viene eletto negli Stati Uniti per vedere se si può aumentare la spesa per la difesa, auguri un'altra volta. Attualmente l'Europa non è un posto dove è consigliabile vivere e non è un bene per nessuno. Bah. Non è un bene per il mondo. Quello che occorre è che l'Europa diventi una forza geopolitica. Vediamo all'Italia, che lei prima ha citato. Dopo un anno di governo Meloni, è ancora spaventato? No, affatto. Sono giorni che continuo a sentire persone parlare bene di lei. Dico una cosa che forse la sorprenderà. Cosa? Ho sentito banchieri e policymaker chiedersi se l'Europa ha dei grandi leader, se ci sono leader promettenti e nessuno riesce a pensare a qualcuno, e questo è ovvio. Beh, in molti hanno tirato fuori il nome di Giorgia Meloni, che magari potrebbe essere una figura tale da prendersi questa responsabilità. Sono curioso, lo ammetto. Questa è la pietra tombale sul PD, chiusa parentesi. Addirittura il cancelliere tedesco è debole, il presidente francese è in declino. Di certo non possiamo guardare al Regno Unito. Meloni è stata una sorpresa positiva rispetto alle aspettative. Magari lei può essere la risposta giusta per un'Europa in cerca di leader. Questa mi sembra una cosa davvero interessante da tutti i punti di vista, anche dai punti di vista nostri. A questo proposito, visto che comunque queste lodi sono di certo interessate, segnalo, poi riprendo per un attimo gli esteri, sempre sulla stampa, pagina 2 e 3. Che è uno dei motivi per cui la Meloni viene lodata, Eni il tesoro cederà il 4% per assicurare i mercati, anche se poi a pagina 3 c'è, e se ne occupano tutti i giornali, però gli altri giornali fanno un trafiletto nelle pagine della finanza per dare la notizia. Invece qui c'è proprio una paginata che spiega le cose, e poi c'è un commento di Deaglio più strutturato, e quindi la stampa dà più interesse, però sicuramente fra i motivi per cui la Meloni viene lodata, il primo è ovviamente che, come però noi si era de detto qui a Ottolina tante volte, si sta dimostrando l'alleato più fedele, no? Per la strategia, per l'implementazione della strategia atlantica, ma questo Rogoff è stupito, io personalmente meno. Però un altro motivo per cui piace alla gente che piace, specialmente a Davos, è perché si sta preparando a vendergli per poco di asset pubblici che ci sono rimasti. Deaglio evidentemente non la pensa così. Sempre però per rimanere agli esteri, e Su sempre questa un cosa, scusa, aggiungo solo una postilla a questa roba qua della privatizzazione. Anzi, vi faccio vedere anche l'articolo proprio rapidamente. Dove cazzo è? Private Equity? No, l'ho messo di qua. Scusate, oggi venerdì siamo rincoglioniti. Dov'è Private Equity? Private Equity? Ah! Eccolo. Questo qua. Il Financial Times ci insiste da un po', qualche volta ve l'abbiamo già anche accennato. Speriamo che riesco a farlo vedere. Ovviamente no. Eccolo qua. Praticamente ritorna il Financial Times su questa cosa qua, che a proposito di privatizzazione, diciamo, i fondi di private equity hanno una quantità di quattrini in tasca, perché l'anno scorso è stata un'annata un po' magra per le merger e acquisition, non è stata quindi diciamo hanno tenuto soldi in cassa. Sostanzialmente aspettando appunto che l'innalzamento
dei tassi di interesse, quindi l'innalzamento del costo dell'indebitamento bancario, eccetera, schizzasse verso l'alto, in modo che appunto tutte le aziende, cioè una grossa serie di aziende e gli stati, che quindi attraverso le privatizzazioni dovessero trovare modi alternativi per finanziare le attività, e ora sono pronti, diciamo, a fare shopping su scala globale, perché hanno una potenza di fuoco sostanzialmente inedita, cioè mai stata così forte. Tra l'altro, appunto, gli anni del Covid sono stati anni di elusione fiscale su grandissima scala, e sono tutti capitali che poi attraverso i paradisi fiscali, quindi detassati, quindi moltiplicati per due rispetto, vanno a finire poi nei private equity. Quindi, diciamo, c'è proprio questa strategia abbastanza chiara di appunto affamamento, indebitamento e quindi indebolimento delle aziende e degli stati attraverso la corsa al rialzo dei tassi di interesse, che poi diventa appunto il banchetto di cui vi abbiamo detto mille volte, nel quale banchetteranno appunto i fondi di private equity, dove appunto convogliano i soldi delle elite globali cooptate, no, dal capitalismo finanziario statunitense. Quindi, diciamo, il piano da questo punto di vista qua sta andando abbastanza come previsto. Esatto, quindi c'è questo. Rimanendo agli esteri, sempre un'intervista, però si parla di. Si fa un buon salto, ma insomma, sempre sulla stampa, la pagina dopo, pagina 11, Sara la Rosso Bruna. Questa è bellissima, mi pare sia. Io ripeto, i giornali l'avevo un po' perso di vista, però forse è la prima intervista completa che c'è su un giornale italiano alla Wagenknecht, no? Da quando ha lanciato il suo movimento. Basta soldi a Kiev e stop ai migranti, la sinistra torna a occuparsi di poveri, la scommessa della leader rossobruna, il nostro movimento parla dei delusi dei partiti, eccetera, eccetera. E questo è sicuramente interessante, se ne può leggere qualche pezzo. Cesare Wagner ha 54 anni, pensavo fosse più giovane, la nuova promessa della politica tedesca, ma di nuovo a poco. In passato nel PDS, erede del Partito Socialista della DDR, esponente di lungo corso della Linke, la deputata di Jena ha creato l'8 gennaio una nuova formazione che porta il suo nome, giusto in tempo per le elezioni europee e nei tre Länder dell'Est. Il partito è appena nato, ma lei già vola nei sondaggi. Se si candidasse come cancelliera, la sosterrebbe il 17% degli intervistati, mentre il 36% la vorrebbe al governo. In un'intervista alla stampa, la Rosso Bruna sostiene porte chiuse ai migranti economici, uno stop all'invio di armi a Kiev in cambio di una strategia, di una tregua, scusa, luce verde alla protesta dei contadini. Gli agricoltori protestano giustamente perché hanno capito che per l'incapacità della coalizione saranno loro a pagare. Perché ha lasciato la Linke per fondare un altro partito? La Linke ha cambiato direzione politica. Quando è stata fondata, io c'ero, ci si voleva impegnare per una maggiore uguaglianza sociale, stipendi migliori, pensioni decenti. Negli ultimi anni hanno preso il sopravvento altri temi: il dibattito sul linguaggio gender, l'attivismo climatico, i confini aperti per tutti. Questo ha allontanato molti elettori. Io e altri abbiamo criticato la rotta, ma poi abbiamo perso la maggioranza e alla fine abbiamo dovuto andarcene. Secondo un sondaggio, il suo partito è al 14%. Quanto pesa la scontentezza per il governo? Vedo una grande aspettativa nel nostro partito. Molte persone mi dicono di non sentirsi rappresentate da nessuno dei partiti al Bundestag, di essere profondamente delusi dalla coalizione di governo che sembra così incompetente. Si dice che lei abbia uno charme conservatore. Può essere utile a riconquistare gli elettori dell'AfD? Molti elettori dell'FD sono stati in precedenza elettori della Linke. All'est prima votavano PDS. Sono persone che desiderano una politica energetica più ragionevole, ma anche più giustizia sociale. Sono interessate a che la Germania in politica estera non sia così impegnata in soluzioni militari, ma cerchi un compromesso di interessi, così come è stata la tradizione, tradizionalmente, la politica tedesca nel dopoguerra. Ma insomma, vogliamo che le loro opinioni siano rappresentate meglio e che non sia dato spazio solo a un pensiero mainstream. E questo, insomma, poi fa tutti i suoi ragionamenti sui migranti, insomma, sulla questione della pace in Ucraina. Però ecco, così Sara la Rosso Bruna è presentata agli
agli E italiani. come appunto abbiamo sottolineato più volte, riporta anche qui nell'intervista, diciamo, rossobruna sto cazzo, tant'è che la prima, Sì. il ruolo della Wagner è quello di levare i voti che automaticamente stanno andando verso l'AfD. L'AfD è un partito con un'ala estremista di destra, non lavoreremo con loro, quindi diciamo non c'è nessun ammiccamento, ma proprio una contesa elettorale che gli altri non riescono a fare, quindi la cattiva Sara che è contro i migranti e per il negazionismo climatico leva i voti all'estrema, l'unica che riesce a levare i voti all'estrema destra, quindi ovviamente diciamo libera il ciao ciao. E poi niente, ora una cosa sull'Italia, perché noi nel frattempo c'è tutta la questione delle elezioni regionali, cominciano le candidature. C'è un commento di Stefano Fondi su Repubblica, poi l'articolo di fondo, ma insomma l'articolo si sviluppa a pagina 25, che dice un paio di cose semplicemente di buon senso, però siccome spesso questa stampa libera all'italiana prende la propria redazione come campione rappresentativo dell'elettorato italiano, e quindi penso che tutti siano con Cita De Gregorio, però in realtà qui ci sono un paio di niente, di prese d'atto di buon senso che tutto sommato da apprezzare. Ecco, parte dalla questione sarda, dal fatto che alla fine Salvini ha dovuto cedere, non ripresenterà il proprio candidato, anche perché nel frattempo è indagato, e quindi il candidato sarà espressione di Fratelli d'Italia per le elezioni regionali in Sardegna. Allora Salvini se la rifà con Forza Italia, gli vuol togliere il candidato in Basilicata. Però qual è il commento? Cioè, il primo capoverso dice: abbiamo assistito al primo round di una resa dei conti all'interno della maggioranza. Non è definitiva, ma è servita ad affermare il principio per cui uno, anzi una, comanda e gli alleati devono accettare una forma di subordinazione in base ai rapporti di forza usciti dalle urne nel settembre 2022. La domanda è: perché proprio adesso? Sembra logico pensare che l'occasione sia parsa per la prima volta propizia. Il governo in carica da oltre un anno e dà l'impressione di essersi consolidato, nonostante i passi falsi, che del resto ce l'ha detto anche il nostro amico Rogoff, no? All'interno della coalizione, per quanto i nervi siano tesi, non c'è interesse a rovesciare il tavolo. Una crisi di governo porterebbe, e questo è importante, senza dubbio alle elezioni anticipate. Non ci sono margini per chiamare un tecnico e Mattarella è il primo a saperlo, mentre qualcuno nel PD ancora non se n'è accorto. La Presidente del Consiglio ha dunque in mano le chiavi della legislatura. Lei, non Salvini o tantomeno Tajani, ma nemmeno Mattarella. Al tempo stesso siamo alla vigilia del solito passaggio elettorale di primavera. Cosa ne deriva? Da un lato le trattative per le candidature regionali, dall'altro il meccanismo proporzionale nel voto per l'Europa incoraggiano i chiarimenti fra alleati, chiamiamoli così. Di certo la Premier è consapevole che il logoramento può essere innescato solo dall'interno della maggioranza. Il fatto che al momento non ci sia spazio per un altro esecutivo aumenta la tentazione di sfidare Palazzo Chigi con la tipica guerriglia di chi non ha altri sbocchi. Conclusione, la Meloni ha preso l'iniziativa prima di essere messa con le spalle al muro. E quindi c'è questa interpretazione in base alla quale sostanzialmente l'Italia si tiene la Meloni per i prossimi 4 anni e il centrodestra ha la Meloni come unico leader possibile. Che, ripeto, a me sembrano cose scontate di puro buonsenso, ma da quelle parti lì alle volte questo buonsenso non alberga. E due cose, me l'ho segnato per finire. La prima, la segnalo sul Fatto Quotidiano, a pagina 3 c'è un'intervista a Scarpinato, una cosa della quale mi pare in una precedente rassegna stampa si era già parlato. Cioè, insomma, il Fatto Quotidiano, al di là della questione giustizialista, sembra cominciare a essere declinata un po' in un'altra maniera. Dice: Nordio è il perfetto ministro classista che tutela i più forti. Cioè, che finalmente, no, si mette in luce questa cosa che tutte le controriforme della giustizia promosse
dal centro-destra, spesso in realtà un po' anche dal centro-sinistra, ma insomma, soprattutto dal centro-destra, di là di quelle più esplicitamente a tutela del loro capo, e va bene, però in realtà sono leggi di classe, no? Che penalizzano i piccoli furti, penalizzano la delinquenza, quella dettata anche da povertà, eccetera, eccetera, è garantista solo nei confronti di chi è più forte. Quindi c'è questa, no, non la chiamerei torsione perché ha un aspetto negativo, questa salutare declinazione della battaglia giustizialista che mi sembra che, mentre la sinistra nei confronti della prima stagione giustizialista ha sempre avuto, magari anche con un po' di, no, di, come si può dire, di, legittimamente, ecco, un po' di riflesso condizionato, e questa declinazione quantomeno dovrebbe far riflettere. Mentre una cosa che ti farà piacere, questa è una chicca, chiudo sempre il Fatto Quotidiano, però pagina 8, in fondo. L'interesse italiano è nella via della seta. Il documento di Geraci e Alemanno apre alla Cina e punta tutto sui BRICS. C'è questa nuova formazione di non so chiamiamola, di destra sociale, no? Che poi era andata a riferire sui giornali, soprattutto perché la prima assemblea pubblica la fecero sul tema della Palestina e Ammonio Vadio non aveva capito bene, probabilmente, che l'aveva vetato e quindi aveva preso, poi dopo si era ritirato, però insomma, quindi era andato sui giornali per questo, però questi continuano e ora c'è l'alleanza Alemanno-XI che promette, che No, va perché questo bene, dai. appunto avevamo visto l'altro giorno, diciamo, Michele Geraci, che conosciamo, che salutiamo, che è un nostro amico e che è stato anche no nostro ospite, con cui ci dividono tantissime cose, però insomma, con cui parliamo sempre con molta serenità, che è uno appunto che ha avuto un ruolo fondamentale già nel Conte 1, diciamo, Sì, per... c'è scritto lì, insomma. Esatto. E quindi diciamo è uno per il dialogo con la Cina. Dall'inizio ha aderito, insomma, in modo entusiastico all'iniziativa politica di Alemanno, quindi questa svolta qua, diciamo, abbastanza normale, ecco, prevista. E questo è niente. Basta, va bene, Vabbè, va bene. c'è stata la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, ma chi se ne frega. Ah, ok, no, no, non ce la faccio, non ho seguito. No, chiudiamo qua. Noi con gli Ottolini ci vediamo domenica sera. La rassegna stampa invece torna lunedì prossimo. Abbiamo sospeso una delle dirette che facevamo, però rimane, diciamo, il gruppo, il format, eccetera, che è quello di Otto Volante, perché non ce la faccio a fare un'altra live la sera, perché mi sveglio alle 5, arrivo alle 21, sono scoppiato. E quindi, diciamo, però faremo contenuti sempre, ovviamente, a parte che contenuti di carattere di politica, economia, geopolitica, ne facciamo ovviamente sempre tanti, però proprio con quel gruppo ci riorganizzeremo per fare singole interviste con vari di loro, Gabellini, Cadoppi, Lorenzo Battisti, insomma ci riorganizziamo un po' in questo senso qua, quindi le vedrete più che altro in formato di interviste registrate, sempre con questo nuovo orario che ci siamo dati delle 18:30 pubblicazione di interviste, ma ne stiamo facendo veramente tante, quindi a breve probabilmente pubblicheremo anche un po' di robe nella break. Pausa pranzo alle 13:30, mentre la sera magari la lasciamo per quelle due live che ci sono e qualche live straordinaria nel caso, insomma, succedesse qualcosa che vogliamo commentare in modo un po' più collettivo. Insomma, nel tentativo di distinguere un po' le interviste dove c'è un relatore che parla, eccetera, che non ha tanto senso farle live perché, come vedete, spero non vi offendiate, non cachiamo tanto le domande perché, diciamo, esulano un po' dal ragionamento che la persona chiamata vuol fare in quel contesto lì e ha bisogno di tutto il suo tempo per farlo, e invece le live, appunto, un momento, diciamo, più anche in maniera anche un po' abbastanza random per rispondere, diciamo, alle domande della chat. Quindi questo è anche un invito, diciamo, noi stiamo pubblicando un sacco di contenuti, ne pubblicheremo sempre di più. Le live sono il momento all'interno del quale, soprattutto la live della domenica, dove magari possiamo un po' interagire di più. Quindi vi invito anche a frequentarle per fare domande relative ai contenuti che abbiamo pubblicato
nell'arco della settimana. Basta, ci fermiamo qua. Grazie mille, Nencius. Ci sentiamo prestissimo. Ci vediamo venerdì prossimo. Ottoliner, buon fine settimana. Un abbraccio a tutti. Baci, baci. Davidi, ciao. Oh, almeno ciao. Ciao, ciao. Almeno ciao, dillo. Boh, che cafone. Ciao.